Accanto al dolore, la presenza di una fatica cronica, invalidante, che condiziona la qualità di vita dei malati, è il sintomo più frequente dei pazienti con fibromialgia. E se ne è parlato qui a Milano in occasione del 14° congresso nazionale dell'AISF, dell'Associazione Italiana per la Sindrome Fibromialgica. E noi facciamo il punto su questo tema importante con il dottor Roberto Casale, un vero esperto di questi argomenti. Allora, dottor Casale, innanzitutto una definizione di fatica. Che cosa si intende esattamente, soprattutto che cosa si intende per fatica nel paziente con fibromialgia? Una domanda complessa, la ringrazio per avermela fatta come prima domanda. Beh, ci sono diversi tipi di fatica. C'è la fatica dello studente che dopo 8 ore di studio si sente affaticato, c'è la fatica dell'atleta e c'è la fatica patologica del fibromialgico. In tutte queste sfumature vorrei sottolineare 2 aspetti importanti della fatica, una fatica centrale e una fatica periferica del muscolo. Nel fibromialgico ambedue sembrano essere coinvolte. E cosa significano esattamente fatica centrale e fatica periferica? Bene, la fatica centrale è la fatica del comando, ovvero sia è quella fatica che interviene quando ognuno di noi, aspettando per esempio il pullman e reggendo un peso, a un certo momento sente la necessità di cambiare di mano al peso che sta reggendo, e questa è la fatica centrale, è il comando che il cervello dà al muscolo e che riceve a sua volta dal muscolo stesso, che gli dice: guarda che ti stai affaticando. L'altra fatica è la fatica del muscolo, inteso come elemento contrattile, che si affatica se messo in condizioni di reggere per lungo tempo un peso. Ecco, nel paziente con fibromialgia questa fatica è una presenza costante che dura tutta la giornata, e quanto è profonda, quanto incide appunto sulla qualità di vita dei malati? Incide profondamente sulla qualità di vita degli ammalati, perché è un elemento conduttore insieme al dolore della giornata del fibromialgico. Il fibromialgico si alza stanco la mattina, fa fatica a svolgere le normali attività della vita quotidiana e arriva al pomeriggio, se non alla sera, completamente spossato. Si conoscono le cause, cioè sappiamo come mai si instaura questa fatica così pesante? Bene, c'è un elemento che potrebbe essere assolutamente condizionante. Il fibromialgico riposa male, dorme male, di notte ha quelle che si chiamano le sleep apnee, quindi ossigena poco, e questa carenza di ossigeno potrebbe essere quella che determina a cascata tutta una serie di eventi, quali il dolore e la fatica muscolare. Dottor Casale, nel suo centro lei ha condotto un'esperienza molto interessante con la camera iperbarica, che, lo ricordiamo, sono quelle camere d'acciaio con una tensione di ossigeno molto elevata che arriva anche al 100%. Quali sono i risultati che lei ha ottenuto? Bene, io lavoro a Zingonia, in Abilita, che è un centro di riabilitazione, dove sono presenti 4 camere iperbariche. L'anno scorso è uscito un lavoro molto interessante di un gruppo israeliano, un gruppo americano-israeliano, in cui hanno studiato l'effetto della camera iperbarica sul dolore. E hanno visto come in tutti i soggetti studiati l'iperbarismo, associato ad un aumento dell'ossigeno, produce un'incredibile riduzione del dolore e un miglioramento delle condizioni generali. Noi stiamo ripetendo questo esperimento per valutare se in effetti è un'azione centrale, quindi un'azione sul sistema nervoso centrale, sul cervello, per farla breve, oppure sul muscolo, e quindi dare, mi piace utilizzare questo termine, una boccata d'ossigeno ai fibromialgici, nell'ipotesi concreta che l'iperbarismo serva a ridurre la loro condizione patologica. 2 cose operative: quante sedute nella camera iperbarica sono necessarie, e se è una procedura, diciamo così, che il paziente può reperire abbastanza facilmente, diciamo così, oppure se sono solo pochissimi centri selezionati in grado di applicarla? I centri sono pochi. Noi a Zingonia, che è Bergamo, quindi vicino a Milano, ci stiamo attrezzando. Abbiamo solo un problema, che non sappiamo come fare, perché la camera iperbarica non è riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale per i fibromialgici, e quindi stiamo cercando con la proprietà di dare una risposta concreta a questa necessità.